secondo appuntamento dedicato alla musica per chitarra di Pino Daniele. Pino lo conosciamo principalmente come chitarrista, sia solista che sia di accompagnamento. Ma molti suoi brani, benché composti alla chitarra, sono stati realizzati mettendo in evidenza altri strumenti, soprattutto il pianoforte, al quale viene affidato molto spesso il ruolo armonico portante. È il caso di Alleria, che analizzerò in questo video. Alleria, a mio parere, è una delle più belle canzoni scritte nel secolo scorso. E in questo video cercherò appunto di riportare alla chitarra quelle sfumature che caratterizzano l'accompagnamento pianistico e soprattutto per quanto riguarda l'introduzione. Ma andiamo ad ascoltare. Nelle intenzioni compositive di Pino Daniele, il giro sfruttato nell'intro, che è anche quello della strofa, è piuttosto semplice. Infatti si parte da un'alternanza piuttosto tipica di tonica e dominante, quindi in questo caso La e Mi, che vengono già in partenza arricchite da alcune sfumature. Il La infatti è un La settima maggiore e il Mi un Mi settima con delle sfumature che producono l'accordo di Si minore settima con il basso di Mi, quindi questo accordo che ha la stessa funzione del Mi settima, ma con un sapore molto più americano, se vogliamo. Quindi, sono poi gli accordi che vengono sfruttati nella strofa. Nell'introduzione, questi due accordi vengono ulteriormente arricchiti dall'arrangiamento pianistico, come partendo da questo voicing della settima maggiore, possiamo sfruttare il basso di La a vuoto e il Si a vuoto in maniera tale da ottenere il La settima maggiore nona. Quindi la partenza è proprio questa. Il Si minore settima con il basso di Mi, quindi che fa la parte della dominante, possiamo chitarristicamente sempre suonarlo in questo modo. Quindi Mi settima, che in questo caso abbiamo detto è un Si minore settima con il basso di Mi, viene successivamente sostituito da un accordo molto particolare, che è un Mi nona bemolle tredicesima. Per poi ritornare al La nona, alla settima maggiore nona, con quest'altro voicing. Quindi. La seconda volta, quindi, partendo da questo accordo di La settima nona, settima maggiore nona, sostituiamo quello che era in precedenza il Si minore settima con il basso di Mi con un Mi minore settima alternato a un Si bemolle
con il basso di Mi, che prelude il ritorno al La settima maggiore. Quindi, andando a sintetizzare il tutto, La, Mi, ancora La, Mi minore, Si bemolle, La. E ancora, la terza volta, quindi, ancora il Si minore col basso di Mi e La bemolle non a tredicesima, che porta questa volta al Sol diesis minore settima. E al Do diesis settima, che l'arrangiamento pianistico arricchisce con la diesis undicesima. Quindi questo, se consideriamo il Do diesis settima, questo accordo qui, la sfumatura di diesis undicesima è praticamente il Sol che si trova sulla seconda corda. Quindi questa alternanza sarà Sol diesis minore settima, quindi andando a sintetizzare succede questo. Proseguendo si arriva all'accordo di Fa diesis minore, La settima, che nel mio arrangiamento ho arricchito con una sfumatura un po' country blues, in questo modo, quindi Fa diesis, La, Re settima maggiore, Si settima e per concludere con la dominante Mi, sempre con la sfumatura sul Si minore settima. E poi un piccolo giro formato dal La settima maggiore sempre, Do diesis minore, Si minore settima e Mi, con la sfumatura questa volta della nona bemolle. Quindi suonandolo tutto insieme, con questo è tutto, spero di essere stato sufficientemente chiaro nella spiegazione di questo brano e quindi vi invito a interagire, a commentare, magari lasciare un like e iscrivervi al mio canale YouTube per essere aggiornati per i prossimi appuntamenti. Grazie a tutti, ciao! Solamente da ma la riesa davanti.